tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Come avrete già letto qua sotto nel titolo, oggi facciamo un po' il punto riguardante le ultime trattative che si sono concretizzate, che si sono ufficializzate in questi ultimi 2 giorni. Parliamo chiaramente della trattativa in entrata che ha portato Marco Mancosu al Cagliari, al ritorno al Cagliari, e la cessione dei Tramonis Brothers, quindi di Matteo Tramoni e Lisandro Tramoni al Pisa. Allora, partirei proprio da loro. Allora, se ne parla da tantissime settimane ormai questa cessione, questa permanenza, Matteo Tramoni, non Matteo Tramoni. Alla fine è stato messo in mezzo anche il fratello, che anche lui era al centro, insomma, di diverse possibili cessioni. Si era parlato del Mantova, si era parlato dell'Hellas Verona. Volevano inserirlo, insomma, nella trattativa che ha portato Bruno Conti, adesso non so dove, mi sembra proprio il Mantova. E alla fine Lisandro è rimasto a Cagliari, non è stato però confermato. Forse a Liverani non sono piaciuti né uno né l'altro, e quindi si è andati per la cessione. Ma io non sono per niente contento, ragazzi. Non sono per niente contento perché sono due giocatori che la scorsa stagione soprattutto hanno dimostrato di essere cresciuti tanto, in maniera differente, però sono cresciuti tanto. E soprattutto Matteo Tramoni, quindi il più grande che ha giocato nel Brescia, che alle prime battute col Cagliari non aveva convinto molto, non aveva fatto granché, insomma, non è che gli avevano dato tante possibilità, però non aveva neanche dimostrato tantissimo. La cessione a Brescia lo ha formato tanto, secondo me, perché a Brescia ha totalizzato un totale di 39 partite, siglando 8 gol e facendo 3 assist. Per un esterno, ragazzi, per un esterno non è poco. Vi posso assicurare che non è poco per un esterno offensivo che, a dire la verità, è un calciatore prettamente molto che punta molto sul dribbling, ok? Un dribbling, insomma, velocità, un calciatore abbastanza funambolo, ecco, un giocatore funambolo. Stessa cosa più o meno lo è il fratello Lisandro, però dall'altra parte. Tramoni gioca più Matteo Tramoni gioca più sull'esterno di sinistra, Tramoni invece, perché li chiamo per cognome quando sono uguali. Tramoni e Lisandro invece è più un esterno destro, anche se in realtà possono essere invertiti, insomma, possono giocare un po' come gli pare. Lisandro Tramoni invece l'anno scorso in primavera mi sembra che abbia fatto 7 gol e fatto più o meno lo stesso numero di assist, comunque più o meno siamo lì. È stato uno dei protagonisti sicuramente dalla primavera dell'anno scorso. Un giocatore che quantomeno, così come altri calciatori della primavera, che bene o male, qualcuno sta uscendo, altri invece stanno scomparendo purtroppo. Insomma, una primavera che l'anno scorso ha sfornato tanti talenti. Quindi io sinceramente sono abbastanza colpito da questa cessione, anche perché la cifra che ci facciamo è buona, perché è una plusvalenza, perché questi due calciatori insieme sono stati pagati a settembre del 2020, sono stati pagati più o meno. Matteo è stato pagato 1.300.000. Lisandro per 100.000 euro l'abbiamo acquistato, quindi un totale circa di 1,5 milioni, approssimiamo, e adesso la cessione si avvicina intorno ai 4,5 milioni di euro, 5 milioni, insomma, non di più. Ma quello che mi preme di più dire è che sono due calciatori che magari non ti saresti voluto tenere, e va bene, però io personalmente li avrei ceduti in un modo diverso a quel punto. Un giocatore come Matteo Tramoni l'avrei per esempio prestato, ma anche Lisandro l'avrei prestato magari con il prestito, anche qui, con diritto di riscatto. Massimo, massimo prestito con diritto di riscatto, che magari poteva diventare obbligo a determinate condizioni. Mettevi un riscatto molto alto, mettevi un riscatto, che ne so, a 6-7 milioni, in modo tale che quantomeno ci guadagnavi veramente tanto su un calciatore del genere, che secondo me diventerà forte. Il Pisa ha fatto un grande colpo prendendo Tramoni. Prendendoli entrambi, anzi, prendendoli entrambi, perché anche Lisandro credo che giocherà in prima squadra ormai, nel 2003 credo che giocherà ormai in prima squadra. Non lo so, e io sono non sono convinto, anche perché cosa succede adesso in squadra? Che è arrivato Millico, che è un esterno offensivo, ma e c'è De Sogus, che si sta parlando di una cessione, si sta parlando comunque di un cambio modulo, ma ragazzi, siamo ad agosto, siamo a metà agosto, il campionato è già iniziato. Domenica giochiamo contro il Cittadella,
vogliamo cambiare il modulo. Vogliamo fare 4-3-1-2 che l'abbiamo provato due volte, una contro il Leeds, l'altra contro il Perugia in Coppa Italia. Quando abbiamo fatto tutta un'estate con il 4-3-3, dicendo gli esterni sono importanti, dobbiamo valorizzare gli esterni, giochi tutte le partite amichevoli con gli esterni, con il 4-3-3. E allora ci prendi per il culo. Cioè, scusa Liverani, ma anche tu a quel punto mi prendi per il culo. Perché non è possibile che giochi tutto un precampionato con il 4-3-3, imposti la squadra con un 4-3-3, chiedi i giocatori per il 4-3-3, anche perché il 4-3-3 non è soltanto l'attacco, perché a quel punto devi prendere centrocampisti adatti a fare quel modulo e terzini adatti a fare quel modulo. Perché mi cambi modulo adesso? Cioè, io mi auguro fortemente che tu abbia lavorato anche sul 4-3-1-2. Mi auguro che tu abbia lavorato bene anche su questo tipo di modulo. Perché contro il Como si è visto, ragazzi. Contro il Como si è visto. 4-3-3 non è andato bene. Abbiamo messo il 4-2-4 alla fine, che era un modulo assurdo. Cioè, nel secondo tempo ci siamo messi col 4-2-4. E poi, quando è uscito Pavoletti, siamo tornati a una sottospecie di 4-3-1-2, 4-2-3-1, insomma. Quello che è. Però, tornando comunque ai Tramonis Brothers, quello che voglio dire è che i Tramoni sarebbero stati perfetti come Matteo, sicuramente come un titolare a sinistra. Lisandro come o alternativa a Pereiro, Luvumbo, comunque un altro esterno che avrebbe fatto comodo, magari o l'avresti rimandato in primavera. Adesso non so se è già 2003 fuori quota, però comunque l'avresti rimandato in primavera. Oppure un'altra cosa, anche lui l'avresti potuto cedere. Magari se non ti piace proprio, l'avresti potuto cedere con il prestito, prestito secco, prestito come cazzo ti pare, prestito magari con diritto di riscatto anche qua, visto che al Cagliari piace molto mettere i diritti di riscatto. Lo metti a una cifra che potrebbe girarsi sui 2 milioni, 2 milioni e mezzo, così. E i soldi ce li fai. I soldi ce li fai, ok? Secondo me bisognava agire in un modo un po' più, come ve lo dico, in un modo un po' più ampio, cioè, pensando anche al futuro, pensando al futuro di questi giocatori, non bisogna subito fare i soldi, cioè, non è sempre così, non è sempre così. Io sono dell'idea che questa cessione ci porterà veramente a un scombussolamento totale, anche perché adesso, cioè, ragazzi, cosa vogliamo fare? Il 4-3-3 è ancora possibile farlo, perché abbiamo a sinistra c'è Millico, a sinistra c'è De Sogus, a destra c'è Pereiro, a destra c'è Luvumbo, va bene. Ma un giocatore come Matteo Tramoni secondo me ci avrebbe dato una grande spinta. Magari non ha fatto un precampionato assurdo, così come Lisandro non è che si è messo in mostra tanto, ma sono due calciatori che se messi al centro, se messi nelle condizioni di poter far bene, secondo me sono tanta roba. Entrambi, entrambi, basta, sto parlando anche troppo dei loro due. Passiamo a Mancosu. Allora, Marco Mancosu, ma no, Matteo Mancosu è l'altro. Marco Mancosu in realtà non si trasferisce dalla SPAL al Cagliari, come molti hanno detto. Mancosu si trasferisce al Cagliari perché ha risolto il suo contratto con la SPAL, quindi se ne va da svincolato, semplicemente. Il Cagliari quindi acquista Mancosu a parametro zero, sostanzialmente. Cosa si può dire? Che qua c'è il totale scombussolamento alla fine. Cioè, se prima con Tramoni e Lisandro eravamo un po' scombussolati, adesso con Mancosu lo siamo al 100%. Perché dico questo? Perché Mancosu è un trequartista che potrebbe saper giocare mezzala, potrebbe saper giocare forse anche come regista, non lo so, non credo assolutamente, ma è un trequartista. Quindi in questo modo Liverani ci sta comunicando che faremo un modulo che coinvolge trequartista e quindi non il 4-3-3. Sarà un 4-3-1-2, un 4-3-2-1, sicuramente con magari due trequartisti e una punta. Magari a quel punto potresti anche rispolverare un giocatore come Pereiro, che va bene. Però ragazzi, Mancosu, oltre al lato anagrafico che è 33 anni, insomma, cioè, si è fatta una certa anche per lui ormai, sono anni importanti questi. Tu vai a prendere un calciatore che è sicuramente di tutto rispetto, perché tecnicamente Mancosu non si discute, cioè l'ha dimostrato con il Lecce, è un calciatore fenomenale dal punto di vista tecnico, l'ha dimostrato anche in Serie A, l'ha dimostrato
negli anni che ha passato comunque con il Lecce in Serie A e negli anni anche di B, comunque non è che passa inosservato tutto, noi guardiamo tutto e bisogna dire che Mancosu tecnicamente ci sa fare tanto, ma un calciatore va messo anche nelle condizioni di potersi esprimere bene. E Mancosu tu dove lo metti adesso? Con un 4-3-1-2 a rombo lo metti trequartista, ma in quel ruolo c'hai Pereiro. In quel ruolo puoi metterci De Socus, in quel ruolo puoi metterci Luvumbo, in quel ruolo puoi metterci. Chi altro puoi metterci? Puoi metterci Kurfalidis. Kurfalidis, stavo parlando proprio di Kurfalidis poco fa, riguardando la primavera. Adesso, piccola parentesi su di lui. Ragazzi, ma dov'è? Cioè, Kurfalidis, Christos Kurfalidis, è un giocatore che l'anno scorso in primavera, oltre ad essere il capitano della primavera, era praticamente un fuori categoria, ok? Perché dove lo mettevi, qualunque ruolo lo mettessi, quindi centrocampista, mediano, trequartista, terzino sinistro, giocatore terzino, faceva le buche. Faceva le buche. Dov'è? Cioè, a centrocampo bisogna sfoltire, ragazzi, perché adesso vanno fatti uscire le mele marce, fatte uscire un po' quei calciatori che veramente hanno rotto e vanno fatti giocare i calciatori che invece meritano. I giovanotti che meritano. Basta, non dico nient'altro su Kurfalidis. Poi magari ci farò un video a parte. Tornando a Mancosu, quindi mi lascia perplesso un suo ingaggio. Perché, ok, tutto, ok, magari un suo ritorno in Sardegna è anche ben gradito. Io, va bene, ci sta, ok. Però, raga, non mi convince il fatto che si voglia puntare su di lui e non su invece un modulo con gli esterni che ti permette di esprimerti al meglio. Con dei calciatori giovani, quindi Luvumbo, De Socus, puoi esprimere bene anche le qualità di Pereiro, anche se Pereiro l'abbiamo visto meglio in altri moduli, chiaramente. Quindi mi lascia perplesso per questo. Poi, come ho già detto, va bene, tecnicamente ci sta. Secondo me, alla lunga potrebbe anche adattarsi a fare la mezzala in un 4-3-3. Non sto dicendo che magari non è adatto. Però ecco, magari si trova meglio in un ruolo di trequartista. Adesso io non so, qua Trasformati mi dice sempre magari in che ruoli ha giocato. Lui gioca. Eh no, gioca prettamente trequartista, ragazzi. Quindi è inutile. Cioè, non ha praticamente mai giocato da Mazzala, o quasi. Vediamo subito. Beh, no, in realtà neanche troppo. Cioè, comunque. Se Trasformati intende per centrale il ruolo di mezzala, ha giocato 144 partite, ma vabbè, qua è molto approssimativa la questione. Poi bisogna vederle in campo le cose, ma non lo so, raga, io sono un po' perplesso. Sono un po' perplesso, lascia un po' tanti, tanti punti interrogativi perché tra l'altro domenica si gioca con Cittadella, non sappiamo con chi scendere in campo. Cioè, in questo momento è difficile anche pensare chi scenderà in campo perché. Ok, in porta c'è Radunovic, vabbè. In difesa, chi ci abbiamo? Sicuramente torna Altare, verrà messo al centro della difesa. Goldaniga, suppongo che sarà al suo fianco. A destra, mi auguro sia tornato, che tornerà Zappa, che torni Zappa. E a sinistra, Obert, forse. A meno che non ci sia l'acquisto di Barreca, visto che si sta parlando Barreca in queste ultime ore, o del ritorno di Murru, classico. A centrocampo, qui, primo punto interrogativo. Chi saranno le mezze ali? Le nuove mezze ali? O le mezze ali che ci siamo. Che abbiamo ancora perché non si sa bene come. Perché possiamo mettere Viola, Makumbo, Deiola o. Cosa? Come si chiama? Adesso non mi viene. Lella. Oppure possiamo metterci Rogue, Nandez. Insomma, anche qua. Rogue e Nandez nella scorsa partita sono subentrati. Tre quarti. Oppure fasce alte, chi ci mettiamo? De Socus, che a quanto pare, secondo la stampa, è stato già praticamente bocciato totalmente. Che in realtà è una cosa stupidissima, perché se De Socus parte io faccio un casino, ragazzi, che voi non avete idea. Perché un giocatore come De Socus non può assolutamente partire. Non può partire e soprattutto non può partire in Serie C. Perché si sta parlando di pescare un inserimento di quella trattativa per quel Veroli, non so come si chiama. Pazzi, siamo pazzi, pazzia, pazzia a vendere De Socus in questa maniera, ragazzi, pazzia. Vabbè,
Basta, non mi dilungo più. Vabbè, comunque è un attacco sempre ballottaggio solito. La foto della Paoletti. E poi trequartisti. Pereiro, Mancosu. C'è di tutto. Cioè, non lo so. Siamo troppo pieni. Bisogna sfoltire. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate chiaramente di queste cessioni. Questo arrivo di Mancosu. Io vi saluto. Forza, cazzo sempre. E ciao ciao.